Sì! Concrete Genie non ha mai voluto essere un titolo dalle grandi ambizioni, ma la sua aura magica lo ha reso uno degli esclusive PlayStation più attesi di questo 2019. Ecco il nostro giudizio sul gioco. Concrete Genie non è un titolo per tutti. È un gioco che si prende i suoi tempi puntando su una trama breve ed evanescente per lasciare spazio all'immaginazione e all'intimità del momento. La storia immerge nella città di Denska, piccolo agglomerato urbano che fa del porto e della centrale idroelettrica gli unici due punti di grande interesse, oltre al vecchio faro di fronte alla costa. La città è ormai desolata, abitata soltanto dal male che l'ha resa invivibile e decadente. Graffiti e vandalismo contraddistinguono le mura delle abitazioni e delle strutture della cittadina, eppure Ash, un giovane ragazzino bullizzato e maltrattato dagli stessi vandali che deturpano la città, crede ancora nella bellezza nascosta di Denska. Attraverso un viaggio fatto di immaginazione e di dipinti, Ash proverà a trasportare i colori dal suo quaderno ai muri della città per mostrare come l'immaginazione e i sogni a volte sono la più grande medicina dell'animo. La storia in background viene però solo accennata, lasciata intendere, sottintesa e relegata a qualche piccolo e scarno ritaglio di giornale qua e là per la città. Le potenzialità di un approfondimento più corposo attraverso qualche dialogo in più o qualche scena di intermezzo maggiore non sarebbero state di certo superflue. Gran parte del focus viene lasciato al rapporto tra Ash e i geni che dipinge, ma anche in questo caso ricercando un'enfasi più visiva che di racconto. Luna! In contrapposizione alle scelte narrative ci sono però quelle artistiche e visive. Il colpo d'occhio è quindi sicuramente d'effetto, più per la sua personalità che per un'effettiva qualità grafica. Direi che non vi meritate la fama di spaventoso fantasma del faro. Le due facce di Denska, ovvero quella cupa e desolante avvolta dall'oscurità e quella radiosa e piena di vita creata dai dipinti del giocatore, si contrappongono in un bilanciato insieme di sensazioni. L'immaginario visivo spinge ad addentrarsi in quello che Denska sembra voler offrire, mentre lo stile grafico e le palette cromatiche usate per i differenti stati della città rendono tutto estremamente bello da vedere e giocare. La caratterizzazione dei dipinti e dei geni creabili aggiungono qualcosa in più a livello artistico del gioco. Anche il sonoro prova a immergere in maniera completa, inciampando però ogni tanto su qualche scelta non sempre azzeccata. Il doppiaggio è presente anche in italiano e merita una menzione di merito, anche se il numero di sezioni di parlato è piuttosto ridotto. Concrete Genie vuole stimolare l'immaginazione e per farlo limita quelle che sono le effettive scelte di gameplay. Si alternano sezioni di pittura col pad attraverso due possibili metodi di disegno, uno con i sensori di movimento e l'altro con la levetta analogica destra, a sezioni di esplorazione della città con puzzle ambientali. La difficoltà è minima e i rompicapo richiedono più che altro un'accurata esplorazione della zona più che delle spiccate abilità intuitive. Se quindi da una parte c'è la pittura, che grazie a un sistema semplice e intuitivo soddisferà anche chi non ha la mano di Giotto, dall'altra le sezioni di esplorazione risultano un po' sottotono. La minaccia dei bulli è sempre presente alle calcagna di Ash. Se si viene avvistati da questi vandali bisogna ricominciare dall'ultimo salvataggio, ma questa eventualità è quasi impossibile visto che si possono attirare per distrarli e liberare il passaggio. Anche i collezionabili sono pochi, ma comunque presenti per aumentare una longevità che si attesta complessivamente su una decina di ore di gioco. Oh, ma dai, ancora quegli idioti! Concrete Genie è un titolo molto particolare che non riesce ad emergere nel migliore dei modi. L'immaginario c'è tutto, ma non permette da solo di superare tutti quelli che sono i limiti del gameplay.